ed eccoci qui belli e pronti per salire a Cima Marzola. Abbiamo parcheggiato la macchina vicino al paese di Vigolo Vattaro e adesso seguiamo il sentiero 440, sentiero Cross delle Ore, classificato per escursionisti esperti. Salendo lungo il sentiero del Cross delle Ore si incontrano dei resti di fortificazioni dell'impero austro-ungarico risalenti alla Prima Guerra Mondiale. Troviamo all'interno di una fortificazione. Dovete pensare che fine 800 gli austro-ungarici, per difendere la città di Trento, costruirono una serie di sistemi di difesa della città. Ecco, il gruppo della Marzola aveva un obiettivo, quello di controllare la Val Sugana da un eventuale attacco italiano. Adesso usciamo e durante il percorso vedremo altre fortificazioni. Abbiamo superato anche il secondo tratto di sentiero servito da un cordino. Il tratto è veramente breve, non c'è nessuna difficoltà, ma bisogna fare soltanto un po' di attenzione. Adesso continuiamo verso la cima. Siamo arrivati in località Prapiccol. Abbiamo concluso il sentiero attrezzato Cross delle Ore e adesso continuiamo verso il bivacco Bailoni seguendo il sentiero 438.
Siamo arrivati al bivacco Bailoni, quota 1623. Adesso proseguiamo fino ad arrivare alla cima Marzola Sud, all'incirca una ventina di minuti. Eccoci arrivati a Cima Marzola Sud, adesso proseguiamo verso Cima Marzola Nord. Stiamo seguendo il sentiero per portarci a Cima Marzola Sud. Oggi il panorama purtroppo è rovinato da parecchie nuvole, però in questo momento magia. Si può vedere benissimo la città di Trento e i magnifici laghi di Cardonazzo e di Levico. Siamo arrivati anche a Cima Marzola Nord. Adesso facciamo ritorno al bivacco Bailoni sullo stesso sentiero dell'andata. Ed eccoci ritornati al bivacco Bailoni, sempre un bellissimo posto dove potersi fermare per un piccolo spuntino e per prendere un po' di sole. Adesso continuiamo e andiamo al rifugio Maranza. Bel posto, davvero una bellissima posizione dove è situato il rifugio Maranza. Qui si può mangiare, si può bere, si può riposare sui bellissimi prati, quello che faremo noi adesso, e poi via verso il parcheggio a Vigolo Vattaro. Siamo arrivati a conclusione di questa escursione. L'itinerario che abbiamo fatto oggi ci ha dato conferma di quanto la Marzola sia una bella montagna, soprattutto per il panorama, ovviamente se è una bella giornata, e il tratto più bello è quello che unisce le due cime. Il sentiero dell'andata, soprattutto il primo tratto, quello del Cross delle Ore, è un po' ripido e in alcuni punti richiede maggiore attenzione. Per il resto nessun problema, tutto bellissimo. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!